Allora andiamo avanti ragazzi, perché adesso mi fiondo in cucina perché è tornato a trovarci il nostro Manuel Saraceno, eccolo! Ciao Bianca, ciao a tutti, ciao Cricca! Oh, allora! Stavi scaldando? Vedo, mi stavo riscaldando, prima facevo un po' di attività perché serve per cominciare bene la giornata, caro Manuel. Vediamo subito il nostro chef rock and roll che cosa ci ha portato. Oh! Il Danubio! Danubio, è la ricetta più conviviale dell'universo. Allora, al posto dei fiori, perché poi i fiori appassiscono, io metto il Danubio, così tutti ne staccano un pezzettino e se lo pappano. Ognuno ha la sua fetta, mi sembra la sua porzione, mi sembra giusto. Allora, vediamo cosa ci occorre per preparare l'impasto del Danubio. Ingredienti. Allora, 550 g di farina di tipo 0, 230 ml di latte, 50 ml di olio d'oliva, 30 g di zucchero, un uovo, 10 g di sale e poi 10 g di lievito di birra fresco. Allora, partiamo subito. Allora, facciamo la versione salata, giustamente. La versione salata del Danubio, sì. Ok, allora. Partiamo, farina. Sì. La nostra ciotola. Non serve la planetaria, basteranno le nostre manine. Ci sbriciolo dentro il lievito di birra fresco. Poi aggiungo lo zucchero. Sì. E poi comincio con i liquidi. Prima. Guarda, io mi siedo perché voglio vedere bene questa, vai. Questa ricetta, me la voglio godere con calma, con serenità. Allora, vediamo, aggiungiamo l'uovo, Manuel. L'uovo. Ecco qua. E poi tutto il latte, che è il liquido insieme all'uovo del nostro impasto. Poi basterà soltanto un cucchiaio e cominciamo a impastare. Okay. Super facile. Al ritmo di musica, Manuel, vai! Questo è un pezzone, questo è Gloria Stefani. Eh certo, quando arrivi tu il maestro, si... Si sbizzarrisce. A proposito, maestro, come va oggi? Maestro? Oggi ho usato le note chiare, quindi va bene, bene, bene così. Ovviamente il sale e l'olio, alla fine il sale è sempre lontano dal lievito perché si danno un po' fastidio, e mentre l'olio, che è il grasso, diciamo, della nostra ricetta, sempre alla fine. Quindi okay. Vado. Prima il sale, opla. E poi questa era la sigla di Professione Vacanze, lo vedevi? Sì. Troppo bello. Dai maestro, musica, musica! Alza, alza! Che si è ricordato, Manu? Così mi è venuto un attimo. Un attimo di amarcord, così. Allora inizia a impastare con le mani, ok? Vai, impastiamo a ritmo di musica oggi, tutto a ritmo di musica. Questo è difficile da ballare. Tu sei capace di ballare la salsa? Ai ai ai, qua. Hai impasto e tu balli, dai. Che pezzo! Questa cucina può diventare una karaoke, può diventare una pista da ballo, può diventare tutto. Giriamo qua il bancone, mettiamo... L'importante è la fantasia, Manu, hai capito? Allora, nel frattempo io mi sposto sul piano da lavoro. Sì. Appoggio questa qua. Qual è il segreto per far venire l'impasto più morbido? Allora, qua c'è il 10% di olio, un olio buono campano, okay. Ma soprattutto c'è il latte. Il latte? Il latte. Okay. Se tu vuoi fare una focaccia bella morbida, gli metti un po' di latte e vedrai che prende quella morbidezza giusta e anche quel colore bello dorato. Quindi, io adesso continuo a impastare, adesso sì. Ci vorranno altri 5 minuti, quando otteniamo una palla bella liscia, la mettiamo a lievitare, coperta con un piatto, con un canovaccio. Va bene? Per quanto tempo deve lievitare? Almeno 3 ore. 3 ore, quindi preparatelo prima, ovviamente, se lo volete a seconda per il pranzo o per la cena. Sì, poi dipende, magari adesso arriva la stagione più calda, magari... lievita prima, ecco, l'importante è che deve raddoppiare così, guarda. E noi questo l'abbiamo messo a lievitare da stamattina e questo è il risultato finale. Allora, Jonathan, una domanda per te, mi dispiace. Mi dispiace guastare la festa, Manuel, la tua festa è pazzesca, stiamo ballando qui nella cricca, però non so se ti sei accorto che a Milano vorremmo già girare con le camicie di lino e prendere il sole sulla Darsena, perché oggi c'è una temperatura pazzesca. È vero. Ci stiamo preparando alla bella stagione, non tutti sono fortunati come la Guaccero che magna e non ingrassa. No, io non sono fortunata, mi alleno, come te che magni e basta. È genetica, bella mia. Ora, sì, perché io vedo che magni le cose pugliesi e le focacce piene di olio. Allora, la mia domanda grissini. È, Manuel, c'è una versione un po' light di questa ricetta per noi che ci teniamo? Sì,
grazie maestro per questo accordo molto. Allora, al posto del latte vaccino possiamo mettere un latte o di soia o di avena, e magari invece di mangiarsi 10 palline del Danubio ne mangiamo 5, ecco. Ma lui non è in grado di fermarsi, perché lui quando mangia anche da sua sembra che mangi un reggimento a casa sua. Vengo lì, va bene, vengo lì. Allora. No, tu no. Allora. L'impasto è lievitato. L'impasto è lievitato. Sono passate per... Adesso arriva la parte divertente, che possiamo secondo me condividere anche con i nostri figli. Con i più perché piccoli. Che succede ora? Adesso cosa succede? È arrivato il momento in cui bisogna creare, come dice mio figlio Christian, il serpentello. Cioè il si prende serpentello. Serpentello. Cosa si prende? Serpentello. Tra l'altro tu sei diventato papà da pochissimi mesi del tuo secondo bambino, secondo che bambino. Si chiama Leonardo. Leonardo, sì. Abbiamo una foto, guardate. Grande. Ma Christian è geloso? No, no, è un bravo fratellone, bravo, okay. è bravo. Non mi ricordavo come fosse dormire quelle manciate di minuti a notte, però è divertente lo stesso. Dai, si sopravvive. Adesso cosa facciamo? Io staglio delle palline, cioè delle palline, dei pezzetti di impasto, faccio una piccola pallottola e poi la appiattisco così, proprio alla buona, e non serve un cerchio, diciamo. Okay. E cominciamo a farcire. Questa la facciamo salame e scamorza. Salame e scamorza, e per questa fase della farcitura il nostro maestro ha messo il valzer. È un valzerino, sì, più leggerino questo. Più leggerino. Allora, sotto, maestro, non mi tolga la musica, perché io devo leggere gli ingredienti del ripieno, per cortesia. Prego, ingredienti. 200 grammi di prosciutto cotto, 200 grammi di scamorza, 200 grammi di salame a cubetti, 200 grammi di fontina, 200 grammi di melanzane fritte a cubetti, passata di pomodoro, basilico, quanto basta! E il pubblico è... Oh, così si fa. Guarda, nessuno mi aveva così chiamato gli ingredienti mai prima d'ora. Vedi, c'è sempre una prima volta qui, ha detto fatto di tutto. Dunque, allora, dicevamo, abbiamo steso la nostra pallottola, l'abbiamo farcita, e adesso cosa succede? Dobbiamo unire i lembi, prima sì. di qua, poi di là, poi da tutte le parti, finziamo in questo modo. Finziamo. E poi diamo la forma di una pallina. E diamo la forma della pallina. Allora, io dicevo che secondo me questa ricetta potrebbe essere definita anche un po' una svuota frigo, Manuel. Sì, sì, io adesso ho portato cotto, scamorza, salame, però come vedi ho anche fritto delle melanzane che mi erano avanzate. Esatto. Adesso ho dei sottaceti, quei pezzi di formaggio che ti dicono in frigo, per favore Bianca, usaci. Usami, perché sennò qui faccio una brutta fine. Allora, dopo averle riempite, dopo averle farcite e chiuse, sì. vanno fatte lievitare ancora? Io le posiziono prima nello stampo. E sì. poi loro piano piano, strette come in metropolitana nell'ora di punta, vanno fatte lievitare ancora una mezz'ora, e guarda come viene fuori. Ah, quindi roba. Si uniscono perché lievitano, sì, e guarda. Formano il Danubio. Ma che bello. Fantastico, perfetto, perfetto. E noi possiamo già infornare. Possiamo già infornare. Allora, quanto deve essere caldo il forno e quanto tempo devono stare in forno? Allora, 180 gradi, modalità statica, per 30 minuti. Ma prima gli diamo una spennellata con del tuorlo, mm-hmm. mescolato con un po' di panna. Perché con la panna? Perché gli diamo quel colore... E un po' come quando ci mettiamo la crema abbrozzante prima di mettere sul sole. Noi gli diamo una passata e grazie alla panna e al tuorlo lui prenderà quel colore bello che vedi lì. Un po' brustolito, vedi? Sì. Questo non lo sapevo. Quindi questo è il nostro buon a sapersi di oggi. Che... Allora, voglio fare una domanda a Gambi e voglio chiedere a Gambi se tua mamma... Sì. Insomma, oltre a sopportarti tutta la vita, sì. ti ha mai preparato il Danubio? Allora, curiosità di casa, non dico Gambi ma Sica, perché nella mia famiglia matriarcale tutti abbiamo preso il cognome delle madri. Quindi mia mamma è esperta in casatiello, che è l'alta torta salata classica. Il Danubio lo fa zia Rosa, che è tra l'altro la mamma di Valentina, che è mia cugina, che tu Bianca conosci. Zia Rosa fa questo Danubio, ma andiamo a vedere perché si chiama Danubio. Spiego. Un grande pasticcere calabrese trapiantato a Napoli, tale Giovanni Scaturchio, andò in Austria e, come pasticcere, assaggiò un sacco di dolci e decise di portarne alcuni a Napoli. Uno di questi fu appunto questa sorta di brioscina ripiena di marmellata. E lui, già che, come noi napoletani, è un uomo molto fattosioso, disse: voglio, ma perché amma fa sulla menta cosa con dolce? Facimmelo pure con salata. E così il Danubio diventò Danubio con un po' di provola e un po' di salame piccante. Vai, amici! E bravo,
Bravo Giampaolo! Voglio bene! Questo è il bello della cucina, veramente ragazzi, che bella piena di contaminazioni, di unioni tra, come dire, tra tutti. Allora, Carla, pure una domanda. Carla, prego, prego, faccia. Sì, sì, Manuel, allora, una ricetta che mi sembra anche piuttosto veloce da fare. Infatti questo weekend ho pensato di provarla. Però se volessi trasformarla in dolce, visto che già nell'impasto hai messo dello zucchero, cosa dovrei aggiungere, cosa dovrei trasformare? Allora, basta raddoppiare lo zucchero da 30 grammi a 60 e per dare, diciamo, l'idea giusta al nostro nasino che è un dolce, possiamo aromatizzare l'impasto con i semi di una bacca di vaniglia, scorza d'arancia, scorza di limone e poi riempirlo con quello che più ci piace: crema pasticcera, marmellata. Allora, vediamo di infornare il nostro Danubio. Pronti a infornare? Come abbiamo detto prima, 180 gradi per 30 minuti. 30 minuti. Ma che bontà! Allora, io inforno e nel frattempo sforno. E giustamente il nostro maestro ha messo la canzone di Nina in sottofondo per accompagnare questo capolavoro, perché fra poco parleremo proprio di Nina nella nostra Disco Star. Allora, chi vogliamo lo vogliamo dedicare proprio a Nina, questo Dai, Danubio? Una voce così. Che oggi è il suo compleanno. Tanti auguri Nina, ecco. Una voce splendida. Allora, questo è il Danubio pronto, grazie. Vogliamo tagliarlo per vedere dentro di me? Sì, possiamo staccare. Questo si stacca, eh? Si stacca? Vedi? Vediamo. Prende, opla. Wow. Stacca pezzi e ognuno può, vedi, prende un paio. Questa dentro... è anche un'ottima merenda, devo dire. Che bello. Sì, questa si può portare anche davanti a scuola, molto esatto. Comoda da trasportare. Grazie al nostro Manuel Saraceno per questa ricetta. Ciao a tutti. E adesso tanti.